Mi chiamo José Juan Quesada, sono spagnolo, direttore generale della realtà musicale Gen Rosso. E sì, siamo felicissimi di essere a Caltanissetta. E il Gen Rosso è una realtà nata nell'ambito dell'esperienza della cittadella internazionale di Loppiano, che propone un'esperienza di educazione alla fratellanza, alla solidarietà a livello universale. Culture d'ogni tipo, razze coinvolgono lì. In questo contesto si canta, si lavora, si studia e nascono i complessi. E lì è nato il Gen Rosso 52 anni fa e abbiamo portato questo messaggio attraverso generazioni di artisti, ovviamente, che sono cambiati negli anni, fino ad oggi che siamo qua felicissimi nella vostra città. A curare la parte prettamente musicale sarà? Io mi chiamo Emanuele Chirco, sono direttore musicale. Uno show fatto di 24 canzoni, 24 numeri artistici, perché non sono soltanto canzoni, ma all'interno ci sono anche dei visual, delle proiezioni video, delle luci, uno show diciamo a tutto tondo, ecco, no? Comunque 24 canzoni scelte tra il vastissimo repertorio del Gen Rosso. Potete immaginare oltre 500 canzoni in 53 anni quasi di vita, no? Ogni volta scegliere il repertorio non è una cosa semplice, ma è una cosa bellissima, perché si ripercorrono insieme, lo facciamo tutti insieme questo, si ripercorrono insieme tutte le tappe del Gen Rosso. E allora la cosa interessante è poi vedere come ai nostri concerti vengono persone di tutte le età, vengono i nonni, vengono i figli, vengono i nipoti, i cugini, insomma le diverse generazioni, proprio perché ognuno pesca due, tre, quattro canzoni del loro tempo, che comunque tutte riarrangiate, rivisitate in un suono pop rock compatto e anche etno rock in certi momenti, molto compatto e moderno. La finalità ultima di questo concerto? Lo scopo? La finalità è cercare di dare un contributo alla solidarietà nella società a tutto tondo. E questo è stato il brand, il DNA del Gen Rosso da quando è partito. Noi vogliamo portare questo messaggio in Sicilia e oggi qua in Caltanissetta. Perciò dare questo contributo alla fratellanza, al dialogo, all'interazione tra popoli e cultura. Un messaggio di speranza, di gioia, e andiamo avanti insieme. Noi ci sentiamo Caltanissetta con voi.